Con la mimetica e la piuma d'alpino in testa, il commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliuolo quest'oggi è tornato in Abruzzo. Trascorro le mie vacanze a Silvi da decenni, ha detto il generale. Arrivato a Pescara intorno alle 10, è stato a lungo in regione a colloquio con i vertici della giunta abruzzese, fino a quando intorno alle 12 ha visitato il centro vaccini al Palafiere di Pescara. È uno dei migliori che ho visto, ha detto il commissario, promettendo l'arrivo di più vaccini. Io mi aspetto 17 milioni di vaccini, stanno arrivando, arriveranno con cadenza settimanale, così come li avete visti giungere in questa prima settimana. E ci daranno modo di tenerci sull'obiettivo. L'Abruzzo è sull'obiettivo, l'Abruzzo nei giorni scorsi è arrivata quasi a 13.000, li ha superati, il suo target è vicino ai 12.000, è capace di arrivare a 15.000 ma anche a 20.000 somministrazioni. Da lunedì si parte con la somministrazione agli over 50 e grazie al vaccino monodose Johnson & Johnson si procederà anche all'immunizzazione delle aree più isolate. Dobbiamo fare qualcosa in più per mettere in sicurezza i nostri anziani. Diciamo l'Abruzzo in questo momento è leggermente sotto media, ma ce la possiamo fare. Abbiamo già discusso assieme anche con i prefetti e chiaramente invieremo dalla prossima settimana altri 3 team della difesa, team mobili, che si integreranno con quelli già presenti e con quelli della regione per essere dedicati nei villaggi montani a vaccinare persone anziane e fragili. A giugno poi la campagna vaccinale dovrebbe decollare con le dosi anche per le attività produttive. I punti aziendali partiranno più avanti, quando avremo più vaccini, abbiamo messo in sicurezza gli over 65 fragili e potremo aprire a tutte le altre categorie.